In piazza ancora una volta ad Atene e questa volta per manifestare contro la nuova normativa in esame al Parlamento che riduce le tutele per i richiedenti asilo. La nuova legge non si prende cura di chi ha bisogno di protezione, mette tantissima pressione sugli africani e allontanerà ancora di più il continente nero. Si tratta di una legge razzista, cataloga le persone e le getta in strada. Vogliamo i profughi nei nostri quartieri e i figli nelle nostre scuole. Sono decine di migliaia i profughi in attesa che la propria domanda d'asilo venga esaminata. Qui in Grecia. Il governo precisa che le procedure sono estremamente lente e che la nuova legge velocizzerà gli esami. Dall'inizio dell'anno, settembre, in Grecia sono arrivati oltre 46.000 migranti, circa 27.000 sono stati ridistribuiti e vivono tra Lesbo, Chio e Samos. La reprimenda del premier è dura. Non possono esserci paesi che godono dei benefici della libera circolazione delle persone garantiti da Schengen e che allo stesso tempo ostinatamente rifiutano di accettare anche la minima condivisione del problema dei profughi e dei migranti. E la situazione nei campi profughi è esplosiva e sull'orlo della catastrofe. Nelle scorse ore i campi sono stati visitati dalla commissaria ai diritti umani del Consiglio d'Europa, Duja Mijatović. Ho visto con i miei occhi persone che cercavano cibo per più di 3 ore, ho visto bambini con malattie della pelle non curate, ho sentito parlare di farmaci non disponibili per queste persone e di molte altre cose ancora che sono davvero scioccanti per l'Europa del XXI secolo. In attesa che in Europa qualcosa cambi.